Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, lato MotoGP, episodio 2. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Cassa martello! E andiamo! Eccoci qui nell'episodio settimanale della MotoGP, siamo reduci dalla seconda gara disputata in Qatar. Per chi non lo sapesse, lunedì è uscito il nostro podcast sul calcio, qui siamo sul lato motoristico dell'Immergiamoci Podcast. E quindi Tiziano, di cosa parliamo oggi? Oggi, come del resto anche nell'altro episodio, faremo un'analisi prima delle prove libere, poi delle qualifiche e infine della gara, con voto annesso a moto e piloti. Esattamente, come hai detto tu. Allora partiamo un attimo con un'analisi veloce delle prove libere, che vedono primeggiare, come neanche questa settimana, nessuno in particolare. Nella prova libera 1 troviamo primo, secondo e terzo Espargaró, Rins, Vignales. Poi, seconda sessione di prove libere, Miller, Bagnaia e Zarco. La terza sessione di prove libere invece vede Fabio Quartararo, Alex Rins e Joan Mir. Allora, comunque, le prove libere 4 invece troviamo Zarco, Vignales e Mir di nuovo. La somma di queste prove libere hanno portato in Q1 Joan Mir, Miguel Oliveira, Luca Marini, Alex Marquez, Pol Espargaró, Taka Nakagami, Danilo Petrucci, Brad Binder, Enea Bastianini, Iker Lecuona, Valentino Rossi e Lorenzo Savadori. Allora, delle prove libere non c'è molto da dire, perché neanche questa settimana abbiamo visto una grande supremazia. Da un certo punto di vista possiamo dire che ancora male Joan Mir, che non è riuscito a qualificarsi direttamente alla Q2. Per chi non lo sapesse, l'avevamo già spiegato la settimana scorsa, la Q2 e la Q1 vengono stabiliti in base alla media dei giri fatti nelle prove libere. È appunto deludente il campione del mondo in carica, Mir, che neanche questa settimana riesce a qualificarsi direttamente alla Q2, che è molto svantaggioso passare per la Q1, visto che sprechi un altro treno di gomme, e neanche Valentino Rossi questa settimana. Tiziano, che ne pensi? Ti aspettavi di non l'accesso diretto in Q2 di Valentino e di Mir anche questa settimana? Valentino la settimana scorsa però c'era riuscito direttamente. Io di Mir un po' me l'aspettavo, perché ultimamente Mir è un gran pilota, perché l'abbiamo visto, l'altro anno ha vinto il mondiale, però in qualifica è sempre a faticare, però comunque dopo in gara fa vedere che è ovviamente un ottimo pilota. Però io penso che partendo quarto, quinto, terzo almeno, invece che dodicesimo, con una buona partenza potrebbe sicuramente far meglio, no? Insomma, deve migliorare un po' questo aspetto, no? Nelle prove. E invece, per quanto riguarda Valentino, sono un po'... ma non deluso da lui, posso dire non deluso da lui, ma deluso dalla Petrona, sale, perché anche Morbidelli ha difficoltà. E... sì, è passato... è riuscito a passare il Q2, però... e comunque ha avuto delle difficoltà poi anche in gara. Cioè, la moto proprio non andava, faceva fatica, troppo lenta rispetto alle Suzuki, alla Aprilia, alla Ducati, alla Yamaha, alla Pramac. Non è una moto che può lottare in quei primi posti come era l'altro anno, che abbiamo visto con Quartararo e Morbidelli, che avevano forse un ritmo anche migliore di quello che avevano le Yamaha ufficiali. Quindi più che deluso da Vale, sono deluso dalla moto. Sono d'accordo con te, è deludente però la Petronas, perché non lo so, hanno sbagliato qualcosa. La settimana scorsa, se ti ricordi, pensavamo un attimo che fosse magari un problema di gestione gomme, perché comunque la qualifica di Valentino è stata una gran qualifica. Però questa settimana sulla stessa pista, ovviamente da una settimana all'altra cambiano le condizioni atmosferiche, le temperature, e molti piloti che magari non hanno trovato la quadra la settimana prima la trovano la settimana successiva. Però è inaspettato un weekend veramente orribile per Valentino Rossi e un po' per tutta la Petronas. Comunque, prima vi avevo letto la classifica.
In questa Q1 troviamo Mir, che anche questa settimana riesce a passare in Q2, solo attraverso la Q1, un ottimo Miguel Oliveira in Q1, e questa volta si sono invertiti i ruoli esattamente proprio di posizioni, in Q1 Luca Marini e Enea Bastianini. Luca Marini buona la sua Q1, infatti per ben 8 millesimi non passa in Q2. Pochissimo, veramente un battito di ciglia. Eh sì, anche Marini invece ha fatto una buona qualifica, seppur rimanendo in Q1, anche meglio di Bastianini, che l'altra volta l'abbiamo elogiato. Invece stavolta c'è da fare i complimenti a Marini, ovviamente per questo per quanto riguarda le qualifiche, no? Per la gara dopo faremo un altro discorso ovviamente sui due piloti. Un altro pilota invece che diciamo che mi ha deluso, però posso capire, come lo stesso discorso che ho fatto per Valentino, forse la moto che non va, ovvero la Tech 3 KTM con Lecuona e Petrucci. Si vede proprio che è una moto che non va rispetto alle altre KTM, che invece vanno molto forte, per esempio Miguel Oliveira e Binder, per esempio sono moto che vanno. E invece queste altre KTM, diciamo non ufficiali, di Lecuona e Petrucci faticano. E sì, questa è una moto che assieme alla Petronas mi aspettavo di più, però della KTM non mi aspettavo così male, insomma. Sono rimasto anch'io abbastanza deluso da questa Tech 3, ma in totale tutte le KTM, secondo me è veramente male. Per ora il progetto è più fallimentare rispetto all'anno scorso, perché a differenza l'anno scorso comunque Pol Espargaró e anche le KTM Tech 3 avevano fatto dei podi e una pole position Espargaró, tra l'altro. Sì, veramente avranno sbagliato qualcosa. Per ora diciamo due protagonisti non perché hanno vinto, ma del mondiale scorso, che erano Petronas e KTM, tutte e due le scuderie KTM, per ora stanno un po' deludendo. Passando invece alla Q2, questa è la classifica, pole position del rookie Jorge Martin, secondo Joan Zarco, doppietta Pramac. Credo che sia la prima volta nella storia che la Pramac fa una doppietta in qualifica, tra l'altro è la prima volta nella storia che per due settimane consecutive Ducati va in pole position. E poi abbiamo terzo Maverick Viñales, quarto Jack Miller, quinto Fabio Quartararo, sesto Francesco Bagnaia, settimo Aleix Espargaró, ottavo Alex Rins, nono Joan Mir, decimo Franco Morbidelli, undicesimo Bradley Smith e dodicesimo Miguel Oliveira. Tiziano, non so cosa vuoi dire tu, però per me MVP del sabato Jorge Martin, rookie, una settimana per ambientarsi un attimo, pole position subito e di ben un decimo rispetto al suo compagno di squadra, che sulla stessa moto ha un'esperienza di quasi 4 anni in MotoGP. È un grande risultato per il debuttante Jorge Martin. Ale, secondo me ha fatto una qualifica, però poi anche una gara dove non poteva voler di meglio, perché veramente una qualifica perfetta. E la gara dopo è mancato nel finale, però comunque la gara l'ha fatta da leader, insomma. E solo che Quartararo alla fine si vedeva più gomma, l'era meno consumata, quindi comunque è riuscito a scappare, però niente da togliere a Martin, che non ha sbagliato niente in gara, anzi. E Ale, essendo anche un rookie, come dicevi tu, è un punto a favore, perché uno che ha la sua seconda gara in MotoGP e ovviamente ha una signora moto, perché ha una signora moto, è veramente una delle moto più forti assieme alla Yamaha e la Ducati ufficiale, però è comunque la sua seconda gara. Vedendo anche l'altra gara, lì io non me lo aspettavo questo risultato qua, perché nell'altra gara era stato bravo i primi giri in cui era stato davanti, ma poi era scivolato giù, no Ale? Ed era arrivato a metà classifica più o meno, era scivolato giù, e allora io ho detto boh, forse non sarà tanto abituato, e pensavo, ho detto boh, quest'anno non riuscirà a far niente. E invece in questa gara, in questa qualifica, Ale ha dimostrato che è un pilota che vale e che riesce a tenere anche piloti molto più esperti, no? E quindi mi fa molto piacere vedere questo Martin. Dopo ovviamente non c'è stato solo lui,
in questo weekend di scoperta, no? Di rookie. Ma c'è stato, Ale, non lo so se l'hai sentito, quel 2004 in Moto 3 a Costa, che da 2004 rookie appena arrivato in Moto 3 partiva non solo ultimo, ma partiva dai box per una penalità che gli è stata data. Partiva dai box con 5 secondi in ritardo dagli altri. Questo ragazzo, che ha 17 anni, questo ragazzo si è preso dai box 5 secondi in ritardo dagli altri, ha superato tutti e agli ultimi giri è arrivato al gruppo di testa, anche se in Moto3 sono tutti attaccati, è arrivato il gruppo di testa, li ha superati tutti e ha vinto. Fenomeno, incredibile, quasi da cinema, quasi da film una gara del genere, pazzesco. Questi due rookie veramente hanno stupito. Un altro rookie che mi ha stupito ovviamente anche Bastianini, che però ha una moto che, bisogna dirlo, mi dispiace per la Vintia, però è inferiore, è una moto inferiore. Però anche lui, non tanto in qualifica, ma meglio in gara. Cioè in gara ha fatto vedere le sue doti, perché Bastianini a me piace molto come pilota, è un pilota molto pulito. Però ovviamente in qualifica, dove la moto deve essere veramente performante, non ha la moto performante e quindi non ha potuto che chiudere nono nel Q1. Invece, Tiziano, io mi azzardo di dire veramente deludente questo weekend il poleman di settimana scorsa, Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, che aveva fatto un 52,7 astronomico settimana scorsa e questa settimana peggiora di ben 8 decimi, è quasi un secondo. Attualmente non so bene quali fossero le temperature di questo weekend rispetto alla settimana scorsa e cosa è successo nel box Ducati, però molto molto male, si è preso anche 4 decimi più o meno dal suo compagno di squadra. Non ho capito cosa è successo a Francesco. Mezzo secondo da Martin è un risultato che parla, è un tempo che parla da solo, Ale. Non so, forse non è colpa della moto, perché la moto andava, avrà sbagliato qualche curva di troppo. Poi anche in gara l'abbiamo visto fare qualche errore di troppo. Sì, forse un weekend non troppo lucido da parte di Pecco, poteva fare meglio. Paga un po' l'inesperienza, forse, non so. Però comunque rimane comunque un bravo pilota e per me è ancora in lotta, ovviamente, per il titolo. È appena iniziata il moto mondiale. Beh, esatto, è appena iniziato. Certo, non so quanto direi, pago un po' l'inesperienza visto questo Jorge Martin di questo weekend. Ci ha fatto un po' cambiare gli standard. Secondo Jean Zarco, che a parer mio in questo momento sta gestendo il mondiale in modo perfetto. Ok, sono passate solo due gare, ma se continua così può tranquillamente andare a vincere il mondiale, perché è perfetto, non sta sbagliando niente. Ok, non è primo, non sta, per ora non ha ancora vinto una gara, ma due seconde posizioni su due gran premi disputati. Adesso in testa al mondiale con 40 punti, con 4 punti di vantaggio sul vincitore di questo gran premio, che è Fabio Quartararo. Bravo, bravo Joan Zarco. Testa, ho visto testa, forse ha capito dopo l'errore dell'anno scorso in Austria che non bisogna fare robe stupide. Molto, molto bene, Joan. Mi ricorda, Ale, un po' Mir dell'anno scorso, che ha vinto poche gare, però era sempre lì fra i primi e alla fine si è portato a casa il moto mondiale, insomma. Se continua così... Allora, Zarco è un pilota che secondo me ha talento. Diciamo che secondo me negli ultimi anni non gli è mai arrivata la moto giusta. Però come pilota non si può mettere in discussione. Adesso che si fa vedere a una Pramac, si riesce a far vedere, riesce a far vedere il suo talento, a mostrare questo dono che ha. E quindi secondo me è veramente uno dei favoriti per il titolo, anche lui. Però a me Zarco è una cosa che mi è rimasta dall'altro anno, Ale, dopo mi dici se anche per te è così. Non riesce a starmi simpatico perché ripenso sempre a quella cosa che ha fatto l'altro anno con Morbidelli e che ha fatto rischiare la vita sia a Morbidelli ma ancora di più a Valentino Rossi e a Vignales. Ale, non so se te lo ricordi, o anche i follower, non so. Sì, quella a cui mi stava riferendo prima, esatto, in Austria.
Neanche a me non è mai piaciuto come pilota, sinceramente. Zarco, non so, l'ho sempre trovato avventato, che si prende troppi rischi, ma come ho detto prima, forse si è soffermato un attimo a pensare. Poi come persona non lo conosco molto bene, non ho neanche sentito tante sue interviste. No, no, Ale, parlavo ovviamente come pilota, cioè un po', sì, è un po'. Si prende troppi Va rischi, troppo a sì. rischiare, esatto. Eh sì, però questi rischi non mettono solo lui cioè non mettono solo lui, no, nel rischio, appunto, ma influenzano anche gli altri piloti, perché se tu guidi in una maniera avventata, di conseguenza c'hai tante persone vicino. E quindi, come è successo l'altro anno, non dico niente perché, boh, avete capito, insomma, cosa poteva succedere l'altro anno, poteva venire fuori un disastro. E non so se avete, non credo che tutti avranno presente l'incidente, è una roba veramente bruttissima. Però comunque per ora ci sto un attimo facendo ricredere perché là davanti comunque non si può dire che non è stato ingaggiato in più di una lotta, anzi una continua bagarre questo Gran Premio e Zarco le ha gestite benissimo le battaglie, tipo delle staccate magari in cui lasciava davanti, per esempio Mir, ha lottato molto con Mir, anzi con Rins, perdonatemi, però sapeva che col motore Ducati poteva andarlo a riprendere nel dritto e puntava dopo a riprendere nel dritto, non si prendeva il rischio magari nel guidato, cosciente che la sua Pramac sul guidato faticava un po'. A proposito di gara, direi comunque, finendo il discorso qualifiche, che comunque abbiamo affrontato abbastanza in modo pieno, passiamo alla gara che vede vincitore Fabio Quartararo, secondo Joan Zarco per la prima volta in top class in MotoGP, e abbiamo due piloti francesi, primo e secondo. Poi troviamo Jorge Martin, Alex Rins, Maverick Viñales, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Brad Binder, Jack Miller, Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Paul Espargaró, Bradley Smith, Miguel Oliveira, Valentino Rossi, Taka Nakagami, Luca Marini, Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori e caduti, ritirati, Alex Marquez e Yuki Kerr, Lecuona. Allora. Tralasciando la partenza pessima delle Yamaha, per l'ennesima volta Vignales ha fatto un pasticcio. Veramente non ha capito niente. La cosa che mi fa abbastanza ridere è che in settimana Yamaha, se non sbaglio, sul proprio profilo Instagram ha postato un video in cui c'era Vignales che provava le partenze. Le faceva tutte uguali, tipo copia, incolla, copia, incolla. Questo era il post di Yamaha. E poi una partenza orribile. Sembra così una battuta. Ma Ale, è quasi una, non so come dire, un'arte la partenza, perché non tutti i piloti sono bravi. Cioè, devi avere una specie di, diciamo, talento, no? Alcuni sono più portati magari a guidare in certi punti, in certe piste, no? Vediamo certi piloti che preferiscono certe piste rispetto ad altre. Come mi verrebbe in mente il povero Kyle Crutchlow, che quest'anno non ha trovato una moto. Io me lo ricordo che quando pioveva sembrava il pilota più forte di tutti i tempi, cioè si prendeva un sacco di rischi, lui correva, correva e arrivava sempre primo praticamente, quando c'erano quelle gare che non so neanche come non le sospendevano con un diluvio universale. Io mi ricordo che Crutchlow lì era bravissimo. Sì, è un'arte, proprio come hai detto tu, Tiziano, è un'arte la partenza, bisogna saperla fare. Una persona, un pilota che la sa fare veramente bene, e nei suoi primi due weekend di MotoGP, è proprio Jorge Martin. Non so se grazie alla Ducati, ma wow, settimana scorsa ha fatto una partenza incredibile trovandosi da quindicesimo a quarto, e stavolta dalla pole position si è preso 10 metri alla partenza. Non so se hai visto anche te, Tiziano. Tra l'altro, un'altra partenza incredibile l'abbiamo vista da parte di, se non sbaglio, Paul Espargaró, che partiva lontanissimo e è partito in un modo incredibile, ma a fionda. Fa senso da guardarlo, è incredibile. È partita a fionda, veramente incredibile la partenza di Espargaró, con uno slancio sorprendente, veramente. E Tiziano,
visto che stiamo un attimo guardando le partenze, un po' tutti, andiamo un attimo a parlare del vincitore di questa gara. Non vinceva da un sacco di tempo, Fabio Quartararo. All'inizio dell'anno era il... per tanti era il candidato al titolo, no? Senza ritorno di Marquez, no? Diciamo che tanti all'inizio, come dicevano, quest'anno vincerà Quartararo. Lo davano per vincitore perché vedendo l'altro anno, perché già l'altro anno avevano visto che comunque era un pilota di talento e che poteva far molto bene. Poi è arrivato Mir, e complici anche gare non troppo belle di Quartararo da metà del moto mondiale in poi. Tante cadute. Molte cadute, esatto. Non è stato molto freddo, però quest'anno veramente può prendersi la rivincita. È un pilota che è molto bravo, è molto bravo, ha una moto fantastica, la Yamaha di quest'anno, e sì, voglio dire che alla fine lui, Ale, mi sembra che c'è stato un momento, penso verso metà gara, dove le Yamaha si trovavano nona e decima, poi ottava e nona, e poi settima, ottava, così. Quindi pian piano, cioè da dietro, sono arrivate su, ma io non pensavo, non so, le trovavo fuori dalla lotta per la vittoria di questo GP di Doha. Quindi sono stati bravi, anche Vignales, che comunque è arrivato quinto, perché sono rimasti un po' indietro. A mio parere è grande strategia Yamaha. Grandissima strategia Yamaha. Hanno aspettato dietro, e quando Martin, Zarco, Rins, tutta questa gente qua ha finito, e diciamo le gomme erano già consumate da un pezzo, Quartararo ha attaccato e ha dato praticamente 2 secondi a tutti alla fine della gara, no? E quindi un'ottima strategia. E Zarco poi ha approfittato, ovviamente, e ha superato Martin alla fine. Quindi è arrivato secondo, doppietta francese, e poi ovviamente c'erano Martin, Rins e Vignales, spagnoli. E anche loro, ottime gare di questi piloti qua. E invece non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché secondo me Vignales, ero fiducioso di lui, settimana scorsa avevo detto che magari potesse aver lavorato nell'inverno sul suo problema di perdersi quando non è in pole, non ha la gara sotto controllo, invece si è perso. Sbagliato la partenza, partire alla quarta posizione e si è perso. Malissimo, secondo me. No, Ale, hai ragione. Sono stato troppo buono. È vero, non ha fatto una gara orribile, perché quinto non è orribile. Però se uno cerca, forse avrebbe dovuto cercare il podio, ecco. E comunque è un risultato che comunque sono punti, perché sono punti, e forse ha già fatto anche meglio di Bagnaia, perché Bagnaia, che appunto è arrivato sesto, qualche errore di troppo, non è stato neanche troppo coraggioso, non l'ho visto fare troppi sorpassi, eppure la moto andava e la moto è una garanzia. Infatti dopo Alex, ovviamente daremo i voti alle moto, no? Oltre che ai piloti, e spiegheremo un po' e daremo le nostre opinioni sulle moto di quest'anno e in questa gara nello specifico. Invece Ale, cosa ne pensi della gara di Mir? E vorrei, a proposito di Mir, chiedere a te, Tiziano, cosa ne pensi dell'episodio, diciamo, più piccante di questa settimana? La sportellata che si sono dati Miller e Mir. Che potrebbe nascere una rivalità. Racconto un attimo l'episodio per chi se lo fosse perso. Praticamente Mir, magari ha un modo diverso di fare l'ultima curva, così mi sembra di aver capito, allarga, forse perché è andato un po' largo, la traiettoria, va sul cordolo nel rientrare. E Miller sta facendo la curva, voleva provare a incrociare, magari uscire meglio, visto che era la curva prima in rettilineo, per sorpassare Mir. Guarda Mir, lo punta, pensa di uscirli davanti, ma si danno dentro. Una brutta botta che ha penalizzato entrambi, sembrava quasi l'NFL, per nominare un altro sport, e a fine gara... hanno perso molto tempo e a fine gara Miller e Mir si parlano, non si riesce a sentire bene quello che si dicono, ma sembra che Miller dica a Mir, guarda quello che fai, occhio in spagnolo,
Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Mi hai rovinato la gara. Secondo me potrebbe nascere una piccola rivalità da questa cosa. Comunque due moto che saranno sicuramente protagoniste di questo mondiale. Tiziano, che ne pensi di questo episodio particolare? Allora, Ale, mi hai rigirato la domanda e me ne hai fatta una ancora più difficile. Di questo episodio l'ho visto in un attimo perché è stata una cosa veloce. Non so, non ho ben capito dall'inquadratura che ho visto di chi fosse la colpa. Ma forse non è neanche colpa di nessuno, perché come dicevi tu, magari Mir ha quel modo di guidare dove va più largo, e invece Miller, volendo appunto cercare, diciamo, di incrociare e di mettere la moto davanti, forse è stato un contatto inevitabile, quindi non vorrei dire neanche di chi è la colpa, però non ho capito chi si è scusato, chi si è arrabbiato con chi, questa cosa non l'ho ben capita. Però non era sicuramente un contatto voluto come hanno ipotizzato, perché insomma cioè, perché dovrebbe essere voluto? È andato è chiaro che in un rettilineo vai a penalizzare tutti e due, no? Con un contatto con quella potenza. E quindi perché Mir o Miller lo deve aver fatto apposta, no? Con rischio di cadere e quindi buttare via tutta la gara, con rischio anche di anche un punto perdere... pericoloso di farsi male. Esatto, oltre anche questo. E perché buttare via la gara e perché buttare via punti? E quindi io non credo proprio che sia voluto. Veramente è una roba che non ha tanto senso dirlo. E quindi per me Miller, che è arrivato nono, non è un nono posto che rispecchia la sua gara. Non è stata sicuramente la gara più brillante dei suoi ultimi anni, però non è stata nemmeno una gara da nono posto. Sicuramente quel contatto che lo ha mandato indietro ha sì recuperato qualche postazione, però non è riuscito a riprendere appunto la gara. Perché c'era stato quel momento, no, Ali, in cui c'erano Martin, Zarco, Miller e Bagnaia, no? Erano tutti attaccati i primi quattro posti. Poi erano primi, secondo, terzo e quinto e così. E poi è successa quella cosa là. E Bagnaia ha sbagliato anche quella curva e quindi un po' le Ducati si sono perse. Sai, penso proprio che la gara delle Ducati sia stata un po' rovinata dagli errori, perché la strategia ci stava. Mi sa tanto che Bagnaia ha capito l'errore che aveva fatto la settimana prima di stare tutto il tempo davanti, e allora ha provato a fare la strategia stile Suzuki. Infatti Jorge Martin ha fatto più o meno come aveva fatto Bagnaia la settimana scorsa, infatti è arrivato terzo, perché poi la gomma crolla per forza di cose. Ma Ducati ci stava anche riuscendo a fare questa strategia. L'unico problema è che Bagnaia, sorpassando Rins, ha totalmente perso il punto di vista ed è andato lungo, che praticamente ha fatto la curva nel prossimo circuito, e invece Miller è rimasto coinvolto in questo mini incidente che non ha visto nessuno per terra. Sì, è stato di sicuro un problema per le Ducati, che ha rovinato un po' la gara. Invece per me Pramac, veramente super super weekend. Ma poi arriveremo a dare i voti alle moto. Prima di passare ai voti, appunto, guardando il resto della classifica, ci siamo concentrati un attimo su le prime posizioni. Male, male, male le Petronas. Morbidelli dodicesimo, due weekend pessimi per il vice campione del mondo dello scorso anno, e sedicesimo Valentino Rossi, da una posizione fuori dalla zona punti, che, per chi non lo sapesse, MotoGP inizia dalla quindicesima posizione. Invece Enea Bastianini, ottima gara a differenza della qualifica, che riesce a salire molto, e anche una grande Aprilia con Aleix Espargaró, che è stato per molti giri là davanti, poi è crollata un po' la gomma, è arrivato decimo. Bravo Aleix, bravo Aleix. E Ale, volevo giusto spendere, ti dico, un quadro generale, insomma, sulle posizioni dalla decima in giù, insomma. Allora, buona gara di Espargaró, poi come hai detto tu, la gomma è un po' andata, però questa Aprilia secondo me è una moto più che decente, cioè una buonissima moto, molto meglio della Vintia, ma forse anche della KTM, quella di Binder e di Oliveira, però... collegandomi alla Aprilia, io non capisco come Aleix Espargaró, che ha sì un decimo posto, però comunque era fra i grandi là davanti,
combattere. E poi vediamo Savadori ultimo, arrivato a 38 secondi dopo 38 secondi dopo Quartararo, quindi un margine pazzesco. E allora, come dicevamo l'altra volta, questo Savadori è proprio non ce la fa, secondo me, a reggere i ritmi. E mi dispiace un po' che questa Aprilia sia andata in mano sua, perché questa Aprilia, secondo me, poteva essere l'Aprilia, lo dico con un po' di nostalgia, di Dovizioso, o se non di Dovizioso, di un altro pilota che a me è sempre stato simpatico, ovvero Kyle Crutchlow. E quindi mi un po' dispiace, no, vedere Savadori, che comunque tutto rispetto per Savadori, però è un pilota che non è da MotoGP. E con quella moto lì ci poteva essere un'altra persona, no, a sostituirlo, e evidentemente non è stato trovato nessun accordo e quindi hanno dovuto firmare con Savadori. Ale, cosa ne pensi di questa Aprilia, di questo discorso qua? Secondo me l'Aprilia quest'anno ha portato una buona moto, anche perché non penso che Aleix sia il miglior pilota in MotoGP. Penso che sia un ottimissimo pilota, comunque i 20 piloti migliori al mondo, però vorrei vedere quella Aprilia nella mano di qualcuno magari ancora migliore di Aleix, niente da togliere a lui. E mi dispiace un po' vederla nelle mani di Savadori, perché probabilmente il Savadori è un gran pilota, perché non è che arrivi lì per caso. Magari in Superbike potrebbe anche fare dei buoni risultati, però per esempio proprio in Superbike troviamo grandi piloti, o magari in MotoE ci sono ottimi piloti in MotoE che meriterebbero di essere in MotoGP. Mi viene a pensare un attimo anche a Tommaso Marcon, che è anche un ottimo pilota, quello che se moto è, così dicono. E sì, è un po' deludente vedere una Aprilia in fondo mentre l'altra è su. L'unica cosa è che Savadori almeno la porta alla fine, a differenza di Alex Marquez, che per due gare consecutive si è ritirato. Vabbè, ovviamente noi possiamo limitarci a dare un giudizio. Ovviamente, se continueranno a essere così i risultati di Lorenzo Savadori, non so, non sicuro proprio che l'Aprilia lo terrà per tutto l'anno, perché ovviamente, come magari chi segue la Formula 1 sa, può capitare che un pilota venga sostituito. Cioè, se porti tutto l'anno questo risultato, anche proprio per l'Aprilia non c'è un rientro. Tu porti ogni weekend la moto, gli ingegneri, tantissimi soldi per arrivare sempre ultimo perché l'abilità del pilota non è da MotoGP? No, non è così. Bene, Tiziano, se sei d'accordo, visto che è già da un po' qua che stiamo dando un attimo un giudizio, di passare ai voti. D'accordo, Ale. Iniziamo quindi dalla prima posizione, Fabio Quartararo, anzi, quando vince, come fa Guido Meda, lo fa diventare italiano, Fabio Quartararo, diciamo che è stata una buonissima gara. Una gara di strategia. Non gli do, insomma, mi sento di dargli un 9,5, perché ha fatto una gara bellissima. Strategia, ha guidato bene, è stato pulito, quindi 9,5. Non posso dargli né di più né di meno. Invece la Yamaha do un bel 9, anche perché è una moto che va, è una moto che va moltissimo. E quindi questa 9 è dovuto anche alla posizione di Vinales, che è un po' in basso, se no sarebbe stato un 10. Mi trovi abbastanza d'accordo per il voto di Quartararo, che per me anche si merita un bel 9,5, 10 no, ovviamente, perché la qualifica deve un attimo migliorarla, soprattutto lui che negli anni scorsi la qualifica era il suo punto di forza, il suo cavallo di battaglia. E la Yamaha invece anche per me merita un 9, perché devono migliorare un attimo sul sistema di partenza, perché dubito che sempre solo i piloti Yamaha sbagliano e la Ducati parte a fionda. Magari se hanno un sistema di partenza un po' qualcosa, l'erogazione, non saprei sinceramente. Slitta sempre quella moto, si impenna sempre in partenza, da migliorare un po' sotto quell'aspetto. Secondo Joan Zarco, per me Zarco, proprio nel complesso di tutti e due i weekend, il suo inizio mondiale, per me è da 9,5 anche lui. Due seconde posizioni, super, bravissimo Zarco, se va avanti così il mondiale è assolutamente suo. E per la Pramac 10, 10,
primo e secondo in qualifica, secondo e terzo in gara. Fantastico lavoro Pramac, super, 10, non si può dare un voto migliore. Avrei dato 11 se arrivavano primo e secondo anche in gara, 12, andiamo oltre i voti consentiti dal nostro regolamento immaginario, ma 10, veramente, un grande Pramac. Ale, qui a Zarco, io mi sentivo di dargli 10, però non gli do 10 solo per un motivo, perché non è riuscito a superare Martin per tutti quei giri, perché se fosse riuscito forse a superare Martin, forse è a scappare, però era difficile ovviamente, perché comunque la moto è la stessa, quindi è difficile allungare. Magari se allungava su Martin, Quartararo non lo poteva anche non prenderlo. Magari Martin si metteva in seconda posizione a lottare con, per esempio, Quartararo o Rins o Vignales, e magari perdevano tempo e Zarco poteva scappare. Però questo gli è mancato, non è riuscito a passare, anche grazie a Martin che ha fatto un'ottima gara. Però comunque ha passato Martin nell'ultimo giro ed è arrivato secondo, quindi anche per me Ale 9,5, e la Pramac io do 10 meno, solo perché non è arrivata alla prima posizione. Però questa Pramac Ale è ai livelli della Ducati e forse anche meglio, forse anche meglio. Arriviamo a Jorgen Martin, l'altra Pramac, e oggi sono molto generoso, 9,5 anche a Jorgen Martin. Pole position, terza posizione al secondo weekend di MotoGP. Partenza perfetta, letteralmente perfetta. Bravissimo, veramente, veramente bravo. E niente da dire. Alla fine sì, gli sono crollate le gomme, perché comunque è stato davanti per 18 giri. Bravo, bravo, 9,5 anche per lui. Per me Ale non c'è altro voto per Martin che 10. Mi ha stupito sia nelle qualifiche sia nella gara, quindi è 10. Non mi interessa se è arrivato terzo, è un rookie, va bene così, è 10, assolutamente 10. E alla Pramac abbiamo ovviamente già dato il voto. Arriviamo alla quarta posizione con un altro spagnolo, super weekend per la Spagna ma anche per la Francia, Alex Rins, che porta a casa una quarta posizione convincente anche per il mondiale. Però sì, poteva fare un po' di più magari, perché comunque è stato là davanti a lottare quasi per la vittoria, poi è crollato un po'. Per me Rins è da 8,5, tutto sommato, vista anche la qualifica. La Suzuki comunque è un buon risultato in totale, due weekend soddisfacenti per la moto campione in carica, 8,5 anche per la Suzuki. Invece Rins mi è piaciuto molto, perché comunque ha fatto una gara da quarto quando gli occhi erano puntati più su Mir, e invece lui ha fatto una gara migliore di quella del suo compagno, quindi alla Suzuki do un bel 8-9, perché è una moto che può lottare per il titolo come lo ha fatto l'altro anno. Non c'è stato un calo, anzi forse anche meglio dell'altro anno, che assieme alla Pramac, la Ducati e Yamaha è lì, è sempre lì. Quindi 8-9. E invece a Rins do 8,5. Anche perché ha fatto una buona gara, è sempre stato lì, è mancato il podio, però alla fine è mancato forse, forse erano le gomme un po' che erano andate, però non è riuscito ad acciuffare il podio, quindi per me è 8,5 la sua gara. Maverick Vignales, l'ho già criticato prepotentemente quasi prima, per me Vignales pessimo questo weekend, pessimo, troppi errori, in partenza ancora una volta sbagliato, è da 7,5 per me, non è per niente tra i migliori di questa gara, quinta posizione che mente un po' sul suo rendimento generale del weekend. Visto come è andato il suo compagno, per me è male Vignales. Arrivava da vincitore, tra l'altro, della settimana scorsa, con una gran gara, e male, male, male. Ale, come ho detto prima, quinto io non posso dire che ha fatto una brutta gara. Per i suoi standard sì, per la moto che ha sì, però non ha fatto una brutta gara. Ovviamente è diverso, no? Un quinto posto di un Bastianini con quella moto e un quinto posto ovviamente di Vignales, questo è il discorso, no? Più o meno. Quindi io a Vignales mi sento di dare un
Non so, sono un po' combattuto, però penso di dargli un 7, Ale, più basso del tuo voto, perché mi aspettavo qualcosa di più, è perché non si è visto un gran Vignales conoscendo la sua bravura. Arriviamo così alla prima Ducati ufficiale, visto la settimana scorsa e visto anche la qualifica, non me l'aspettavo, che è il sesto, Pecco Bagnaia. Troppi errori da parte sua, 7. Per me Pecco poteva fare molto meglio, una qualifica pessima rispetto a quella di settimana scorsa, ben 8 decimi peggio. Una gara piena di errori, e Pecco sì, 7, non meriterebbe di più. Ducati, boh, Ducati non ha sbagliato niente in realtà, perché penso che Ducati abbia fornito una moto buona come la settimana scorsa, quindi Ducati mi sembra giusto dare 8, perché per quello non ci sono stati problemi, la moto ha fatto anche una buona partenza, i piloti sono riusciti a fargli fare una buona partenza, per me sì, 8 per Ducati. Anzi, 8 anche perché nel contatto con Rins, con Mir, perdonatemi, non si è rotto niente a Miller. Incredibile che si sono dati una bella botta. Quindi resistenza, Ducati ha provato la resistenza. Sì, sarebbe stato, insomma, si sperava in un altro test della resistenza, no? Magari fatto in un'officina, no? E non fatto in gara, però è comunque un test della resistenza. E invece io la gara di Bagnaia mi sento di dare un... Non voglio essere troppo cattivo, perché alla fine la sua gara non è stata una brutta gara, ha fatto qualche sbaglio di troppo, però comunque mi ha deluso un po', perché la moto, la Ducati... Se posso fare un discorso sulle Ducati, e quando dico sulle Ducati intendo Ducati ufficiale, Bagnaia, Miller e Pramac, no? Zarco e Martin, perché alla fine il motore è quello lì. E io voglio fare questo appunto qua, e dopo mi dici cosa ne pensi tu. E diciamo che quando arrivavano in un rettilineo, no? Nel rettilineo, cioè avevo tipo gli occhi spalancati ed ero contentissimo per le Ducati, perché già gli altri anni si era visto che hanno un motore più potente, avrà più cilindrata, però era evidente, cioè la Ducati va mille volte meglio delle altre in rettilineo, Ale, non so, l'hai visto anche tu, immagino, è molto più potente delle altre. Anche settimana scorsa con il photo finish quasi ottimo il motore Ducati. No, veramente, mi hanno stupito, cioè ogni giro in cui prendevano il rettilineo io ero sempre più stupito, perché perdevano una posizione e la riprendevano sulla rettilineo, ed è anche un gran vantaggio. Quindi io la Ducati di Bagnaia e Miller do 8, invece a Bagnaia do 7, perché non è stata una gara perfetta, ecco. E arriviamo così a Joan Mir, campione del mondo in carica, che con il contatto di Miller ha perso tanto tempo, un gara un po' spenta da parte sua, non è che stava facendo chissà cosa, meglio il suo compagno. Per me Mir 7,5 massimo che posso dargli, anche qualifica non troppo soddisfacente. Sì, non un granché Mir rispetto a Rins. Peggio, è andato peggio. E anche qua per me è un triplo 7, Vignales 7, Bagnaia 7 e anche Mir 7. E così arriviamo a Brad Binder con la sua KTM. Binder bene, 8,5 per me. Anche per me 8,5, Ale, perché comunque l'altro compagno, Oliveira, è arrivato quindicesimo, quindi ha fatto un'ottima gara Binder, che si piazza in una zona punti considerevole, perché comunque sono punti, ovviamente non è una moto che può vincere un mondiale questa KTM, però è una moto che comunque si fa rispettare, è una moto da, secondo me, più bassa in classifica che ottava, e quindi a Binder sì, ci sta un bel 8,5, e anche perché era attaccato al gruppo dei primi, quindi vuol dire che è andato bene. E invece la KTM come voto mi sento di dare un 7,5, bene per Binder, ma no, anzi un 7, perché bene per Binder ma non tanto per Oliveira.
E arriviamo tra l'altro al KTM, che appunto io non ho dato il voto, mi sento di dargli 7,5, visto appunto come giustamente hai detto tu, Olivera non è andato un granché. Arrivando a Jack Miller, l'altro Ducati, è anche lui protagonista del contatto con Mir. Miller non mi sta piacendo questo periodo, non lo so, a me piace come pilota, ma forse un po' troppo aggressivo, un po' agitato. Settimana scorsa l'avevo un po' criticato, ho visto il risultato nonostante fosse entrato là tutto carico, battendo il pugno sul petto. È troppo agitato secondo me Miller. E invece io dico che la sua gara mi è, tutto sommato, non mi è dispiaciuta, anzi, però quel contatto lo ha tirato fuori dalla zona dei primi, insomma, e quindi gli do più di Bagnaia, mi è piaciuto più di Bagnaia, 7,5. Arriviamo a Aleix Espargaró. Bravo, 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 bravo Aleix, bravissimo. Un inizio gara super, era là davanti con i primi quattro. Gran partenza. Bene, bene, mi è piaciuto molto. È un buon risultato comunque per l'Aprilia, una decima posizione. 8,5 per Aleix, bravissimo. Aprilia invece, che probabilmente. Penso che per questa scelta del pilota, del secondo pilota, la criticherò per tutto l'anno, visto che noi comunque dobbiamo guardare il risultato complessivo di tutte e due le moto, 6, 5 e mezzo. Aprilia, grandi miglioramenti tecnici, infatti Spargaro si vede, però ha portato un pilota solo, ha portato un pilota solo praticamente. Io invece all'Aprilia non voglio essere cattivo con l'Aprilia. Hanno sbagliato forse il pilota, come dicevi tu, Savadori, e quindi non possono fare punti, no? Non possono andare a punti con due piloti. Però Espargaró, niente da dire. Io a Espargaró gli do 8,5 per la gara che ha fatto, soprattutto all'inizio, non guardando la posizione. E invece all'Aprilia io do anche 7, Ale. Perché se non fosse stato per Savadori era anche 8,5. Eh sì, è vero, è vero. E arriviamo a Denea Bastianini, un altro weekend buono, buono da parte sua, una qualifica che, come avevamo detto prima, peggiore del suo compagno di squadra Luca Marini, però buono, 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 buono Denea Bastianini. Un altro appunto gran weekend per il rookie. La moto, come sappiamo, non è un granché, le sponsorama Racing ha vinti. Per me, sto pensando un attimo, Enea da 8. Enea da 8 anche questa settimana. Buono. Invece, la Vintia per me non ha portato troppe evoluzioni rispetto all'anno scorso. Quindi, 7 per il risultato totale. Ale, la Vintia è un caso disperato, diciamo, è una moto che non va, che sta WR46, no? Possiamo anche chiamarla, e non va. L'unico che va è Bastianini, perché Bastianini, io ho sempre detto, è un signor pilota. Veramente potrebbe essere un rookie del talento di Martin se solo avesse una moto migliore. E anche con un'Aprilia, secondo me, farebbe benissimo Bastianini. E invece con questa Vintia non riesce a far bene, perché è un'undicesima posizione. Infatti gli do un 8,5, ma ha una moto che non è all'altezza. Io do 6 alla Vintia, ma giusto perché c'è Bastianini. Franco Morbidelli, 12esimo, male, 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 4 per Franco, ma mi dispiace quasi essere cattivo per il povero Franco, perché non è colpa sua, penso. Visto anche Valentino, credo che sia colpa della moto. Sì, Petronas da 3 per ora, perché se è così veramente che la moto è peggiorata, ma di molto rispetto all'anno scorso, ma di tantissimo. L'altro anno Ale era una moto che combatteva per i primi posti con Quartararo, con Morbidelli, e adesso si ritrova lì, sotto la metà della classifica. Vice campione del mondo, tra l'altro, l'anno scorso, si chiamava Petronas. Esatto, Morbidelli l'abbiamo visto che pilota che è. Io pensavo potesse essere anche uno dei candidati al titolo quest'anno,
ma se vedo questo inizio, anche no, non per colpa sua, della Petronas. Quindi io a Morbidelli do un 5,5, perché non puoi dargli di più, però non è colpa sua, perché il pilota non può essersi spento da un momento all'altro. Alla Petronas 4 do, non posso dar di più. E poi le Spargarò, arriviamo al primo pilota Honda senza Marquez in rifondazione. Comunque avevamo detto una buona partenza prima, per me dai 5 per le Spargarò, tutto sommato, con quella Honda non è che puoi fare fin troppo. Invece il suo compagno Bradley Smith, che è arrivato 14esimo, molto meglio rispetto alla settimana scorsa, da 5 dai. E in totale la Honda per me massimo da 5 anche lei, perché ha vinto per tanti anni con Marquez consecutivamente il mondiale, e adesso senza di lui è in una difficoltà tremenda, quindi non è che si possa dare un altro botto. Invece io a Pole Spargarò do un 4,5, perché non, veramente non ha fatto vedere niente, non si è posizionato bene, niente, non ha guidato bene. Alla Honda io do un, anche qui do un 4, ma secondo me Ale la Honda va, è una moto che è sempre andata, ma la sa guidare solo Marquez, è fatta su di lui, è costruita su di lui, abbiamo visto con Lorenzo, con tanti piloti, ma solo lui la sa guidare. E così anche Bradley e Spargarò non hanno idea di come dosare, insomma, perché è una moto troppo potente. E quindi per me bocciato Spargarò e bocciata anche la Honda. Miguel Oliveira, l'altro KTM. Oliveira rispetto all'anno scorso è peggiorato un po', non so se per colpa della moto, però per ora mi sembra che sia appunto colpa della moto. Però il suo compagno è Brad Binder, è andato bene, quindi Oliveira un po' da bocciare questo weekend, 3,5 per me, il portoghese non di più. Sì, male, non un granché, anche perché il compagno Binder, il sudafricano, è arrivato 8° e lui arriva 15°, quindi non è una buona gara. 4 per Oliveira, e alla KTM abbiamo già dato il voto. Invece Ale, su Rossi abbiamo già parlato prima ampiamente, colpa della Petronas, siamo venuti a capo di questo, anche perché è arrivato 6 secondi dopo Oliveira, che gli stava davanti. Rossi ha fatto qualcosa di buono, perché partendo 21esimo è arrivato 16esimo, quindi tutto sommato qualcosa ha fatto. Io do 4,5 a Rossi e alla Petronas abbiamo già dato il voto. Per me invece sì, colpa della Petronas, ma Valentino rispetto a settimana scorsa male malissimo, e visto che i due si sono ritirati non ha fatto quasi niente per me in gara, e mi dispiace essere così severo col Vale, ma per me 2,5. Weekend fallimentare, neanche zona punti, neanche Q2, male 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 il Vale rispetto a settimana scorsa, malissimo. E anche per Taka Nakagami la stessa sentenza, 2,5 anche per Taka. Settimana scorsa non era andato neanche troppo male, però questa settimana abbastanza peggiorata la situazione. E la Honda LCR, con il secondo ritiro di Marquez in 2 settimane, non Mark bensì Alex, il fratellino, è deludente. Infatti mi sento di dargli un 2 alla LCR Honda. Io ho anche Nakagami, un pilota che è bravo, perché è un bravo pilota. L'altro anno lo vedevamo spesso in zona punti, in alto con gli altri, e quest'anno non vale, secondo me non vale l'LCR, e questa Honda non va, perché non può essere Nakagami, che era sempre un pilota fra i primi, insomma lì sotto, 17esimo fra gli ultimi. Quindi io do 3,5 a Nakagami, e alla Honda do 2, alla LCR Honda. È veramente insufficiente, anche con Marquez che non ha fatto niente. E anche mi dispiace Ale per questa Honda, perché c'era dietro a questa Honda c'era Fausto Gresini, che povero è venuto a mancare qualche mese fa ormai, e diciamo che non stanno onorando la sua memoria, ecco, diciamo così, anche perché lo si vedeva sempre ai Gran Premi, tutte queste cose qua.
Spesso l'avevamo visto gioire per i risultati che aveva avuto Nakagami, ma quest'anno insomma non sta andando molto bene la Honda. Eh sì, sono completamente d'accordo, non è che stiano facendo un grande tributo a Fausto. Ma probabilmente non ne hanno neanche non hanno nemmeno le possibilità, perché no, non cammina la moto. No, veramente. 18esimo Luca Marini, buona la sua Q1, quasi in Q2 come ne ha la settimana scorsa, però in gara è non pervenuto, deve capire magari un po' la gestione di gara qua in MotoGP, perché Bastianini comunque risale e non oso immaginare, se fa queste risalite partendo da 19esimo, perché è partito 19esimo Enea, che risalite farà se parte più avanti nelle prossime gare. Luca, secondo me, deve un attimo capire la gestione gara qua in MotoGP. Per me, Luca Marini 2, non si può dare altro. Io, Ale, con Marini non voglio essere troppo cattivo, perché è un rookie, come sempre, e quindi gli do... non gli do 2, ma gli do 3,5, dai. No, non malissimissimo. Certo, non è facile... e avere, diciamo, la fortuna sfortuna di essere nello stesso team in MotoGP del tuo rivale che avevi in Moto2 in cui ti sei giocato al mondiale, perché sei praticamente sempre sotto lente di osservazione. Ovvio, poi ovviamente lui è sotto i riflettori, anche perché essendo il fratellastro di Valentino ci si aspetta molto, no? Anche se tante volte, come l'altro anno Marquez, no? Alex Marquez, che era... si parlava solo di lui praticamente, no? Però ha deluso alla fine, no? Almeno non hanno fatto lo stesso sbaglio di dare una moto a Marini troppo forte, come avevano fatto l'altro anno con Marquez. Invece un altro italiano che è proprio veramente zero, ma penso perché sia la moto zero, è Petrucci. Male in qualifica, male nelle prove libere, male qua in gara, malissimo in gara. Petrucci 2 a lui e 1 alla Tech 3 KTM, anche con un pilota a terra, l'Equona, quindi proprio 0. Per me invece non è la KTM, cioè è la KTM anche un po', ma per me Danilo non è mai stato un gran pilota rispetto agli altri MotoGP, cioè penso non sia mai stato uno dei migliori in assoluto. Non so se il passaggio in Ducati proprio è stato meritato, perché sì, con la Pramac non andava malissimo, però, come dire, in Ducati in 2 anni non ha fatto quasi niente. Non voglio essere tanto severo, perché mi sta simpatico a Danilo, poi italiano, però male in Ducati, per ora molto male anche in Tech 3. 19esima posizione della seconda gara, al debutto è caduto, è un po' deludente Danilo. Spero che si rifaccia, perché l'unico sprazzo bello e di vero talento, che secondo me ne ha di talento, ma veramente portato sulla moto, è stato al Mugello l'anno scorso, 2 anni fa, scusatemi. E Lorenzo Savadori, 20esimo, ne abbiamo già parlato abbastanza, secondo me è inutile che ci dilunghiamo ancora, se no siamo troppo cattivi, povero Lorenzo. Gli darei un 1, quanto vuoi dargli, però vabbè, insomma, è comunque un pilota giovane, fa niente, insomma, è così. Anche per me uno, tra l'altro mi sono dimenticato di dare il voto a Danilo. Per me Danilo in questa gara 1 e alla Tech 3 0.5, non merita un voto migliore. Alex Marquez cade anche questa settimana, per me i suoi weekend in totale sono stati equivalenti a 0, meno 1, perché cadere 2 volte è veramente malissimo, come iniziare male con una nuova scuderia. E Iker Lecuona 1 anche per lui. È che non ho capito, Ale, se si sono dati contro Lecuona e Marquez, perché non hanno mai fatto vedere il replay. Però non so, anche io non gli do un voto, ma ovviamente una doppia caduta così non deve essere il massimo, ecco. Esatto. E arriviamo così alla fine delle nostre votazioni. Tiziano, se vuoi dire qualcos'altro magari su questa gara. Voglio fare solo una considerazione magari sulla moto, Ale, che ci è piaciuta di più. Io ti dico la mia, la moto che secondo me è la moto della settimana. Vai. Pramac. Completamente d'accordo, Pramac protagonista indiscussa, grande grande lavoro.
diciamo Pramac con una parentesi che ho scritto Ducati, perché comunque la Pramac è sempre una Ducati e bisogna dire che le Ducati hanno piazzato quattro moto nei primi posti, quindi veramente ottimo. Esatto, e con questo giudizio un attimo sulla nostra moto preferita, fateci sapere se vi piace anche questa aggiunta oltre alle votazioni. Arriviamo alla fine di questo secondo episodio del lato motoristico dell'Immergiamoci Podcast. Speriamo che vi sia piaciuto. Vi ricordiamo che potete commentare e farci sapere la vostra sulla gara di questa settimana, se siete carichi per la prossima, e chi è stato secondo voi il migliore, chi è stato secondo voi il peggiore, la moto migliore, la moto peggiore. Vi ricordo che potete iscrivervi e attivare la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Poi ci trovate su Spotify, Breaker, Anchor e Instagram, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Vi ricordo anche che potete ascoltare il lato calcistico invece dell'Immergiamoci Podcast, che trovate ogni lunedì, e l'episodio 7 è uscito giusto qualche giorno fa, quindi magari se non siete appassionati di calcio, magari vi è appassionato a un nuovo sport. Tiziano, vuoi dire qualcosa? E quindi sì, ci vediamo nel nuovo, il prossimo episodio sarà fra 2 settimane, quindi fra 2 mercoledì, e ci sarà la gara appunto del 18 aprile con il Gran Premio 888 del Portogallo. Quindi vi diamo appuntamento fra 2 settimane, purtroppo dobbiamo aspettare perché la MotoGP non corre ogni settimana. E quindi ci rivediamo fra 2 settimane. Intanto scriveteci nei commenti le vostre moto preferite, i vostri piloti preferiti, quelli che vi sono piaciuti di più, insomma. Quindi, da Alessio E da Tiziano. è tutto, immergiamoci.